stasera c'è un incontro particolare, un incontro che è nato veramente per la casualità. Ci troviamo alla Certosa di Avignana, siamo qui io insieme a tante altre persone a fare un corso di formazione per Libera e abbiamo avuto una grande fortuna. Questo è un kit d'emergenza Rotti d'Italia, lo dico, questo microfono che mi ha salvato tante volte. La Certosa è un posto meraviglioso, con gente meravigliosa. Io stasera sono per quello che è il gruppo Abele con l'associazione di promozione culturale per il teatro di impegno civile Orme, con Pietra Selva Nicolicchia e Francesca Giuffrida. Loro sono quelle che formano le persone da un punto di vista, io dico, importantissimo, della fisicità, quello che è l'importanza della respirazione e l'approccio proprio umano, la conoscenza, quella che poi è una sinergia. E volevo proprio chiedere a Pietra come è nata l'esigenza di fare questa cosa che secondo me è una delle cose più belle in assoluto. Vabbè, intanto io sono piuttosto adulta, quindi diciamo che ho un'esperienza di teatro professionale, sono una regista teatrale, ho una mia compagnia che si chiama Via Artisti, con la quale gestiamo un teatro comunale. Vengo da Palermo e a Palermo ho lavorato con un grande maestro che ci ha insegnato fin da subito l'importanza di coniugare tensione etica e tensione estetica nel fare teatro. E a Torino questo bisogno anche di un teatro di senso e questo bisogno anche mio personale di un impegno politico ha incontrato Libera, non poteva che essere così. Certo. Con ACMOS, Libera, Via Artisti si è dato vita a un'associazione di secondo livello che si chiama Orme. Orme è un termine greco che ha due significati a noi molto cari, è il motivo per cui ho immaginato questo quando abbiamo chiacchierato con Davide Mattiello, poi con Nadia Bertuglia che è la presidente di Libera, di creare questa associazione. Poi è arrivata anche Rita Cerevico che insegna danza, per nostra fortuna che è arrivata. E quando abbiamo pensato al nome, io ho proposto Orme perché ha queste due valenze importanti. La prima, senz'altro lasciare una traccia, che è quella più immediata, il senso più immediato, no? E nasce anche dalla sensazione, dall'esigenza dei giovani di sentirsi protagonisti, di avere il bisogno di sentire che la loro esistenza lascia una traccia, e di noi adulti di accompagnare, di un passaggio di testimone e in qualche modo di accompagnare questa possibilità passando il sapere. E l'altro senso, che è molto forte in teatro, è mettere in movimento tutto, il cuore, l'anima, la testa, la coscienza, no? Il gioco, le domande, il dubbio, l'intera persona, no? Che funzione ha il teatro se non mettere in movimento chi lo fa e chi lo vede? Attraverso l'immaginazione, attraverso l'arte. Questo processo del mettere in movimento noi pensiamo sia il processo fondamentale per cui si possa poi parlare di legalità, di impegno civile, di educazione alla cittadinanza. Si può fare perché ci si mette in moto, ci si può fare perché le domande non sono domande esteriori, ma domande che investono profondamente l'intero corpo, ed è ciò che fa l'arte, ed è ciò che fa specificatamente il teatro, che è una forma d'arte che lavora sulla relazione, sulla comunità, perché il teatro è un'arte comunitaria, ha bisogno di una comunità, non si può fare teatro se non c'è intanto un attore e uno spettatore, insomma. E quindi questi elementi noi abbiamo pensato che il termine Orme in qualche modo li rappresentasse, e rappresentasse anche l'idea di un teatro vissuto come processo collettivo e come processo che alla fine, nel momento in cui poi si fa lo spettacolo,
ha modificato le persone che l'hanno fatto, e quando questo spettacolo arriva al pubblico, la speranza nostra è che modifichi, sposti qualcosa del pubblico. Diceva Artaud, il teatro deve appestare, ma la peste per Artaud era l'idea proprio di macchiare, di macchiarci, no? Di non lasciarci andar via così come siamo entrati in uno spazio qualsiasi a vedere uno spettacolo. Incontrando Libera, è ovvio che alcuni temi li affrontiamo in teatro, abbiamo raccontato la storia di Rita Adri, abbiamo raccontato De Nilo Dolci, ma non facciamo teatro di narrazione. Direi che il teatro di narrazione ci è molto lontano. Facciamo un teatro che affonda le sue radici nel teatro greco, cioè un teatro totale, corale, dove l'elemento metaforico, simbolico, l'elemento, non vorrei dire anche di non mi viene adesso il termine. A me ieri ho avuto la sensazione dell'assemblea della polis, cioè c'è stato l'incontro di tutti. E da un primo momento di, diciamo, di imbarazzo, di difficoltà proprio ad approccio, nonostante fossimo stati insieme una giornata, c'è stato poi una cosa importantissima, ci si è confrontati, ci si è scambiati energia, sguardi, appunto si è entrato in contatto fisico, e quindi sicuramente si è entrata in quella sinergia giusta. Eravamo tutti molto rilassati, molto veramente in una condizione come se ci fossimo conosciuti da sempre. Infatti tu prima parlavi del respiro, della respirazione, certo. È chiaro che tutto questo è possibile se piano piano si torna a prendere consapevolezza del proprio corpo, cioè se si torna ad avere una relazione viva col proprio corpo, non razionale, viva. E allora ecco che si fa attenzione a tutto. Alla totalità di se stessi. Ma poi magari su questo piacere che dica due parole Francesca. Io volevo solo dire che questo ci tengo a dirlo, molto spesso quando si parla di teatro, di impegno civile, di teatro politico, c'è per me la preoccupazione di un'arte consolatoria, di un momento consolatorio in cui lo spettacolo dice: noi siamo i buoni, stiamo trattando questo tema, siamo bravi, lo trattiamo e siamo dalla parte dei giusti. Ecco, devo dire che il tentativo che facciamo noi è assolutamente, non va in questa direzione. Non ci interessa consolare nessuno, tantomeno noi stessi. Forse ci interessa di più quello che diceva Rita a proposito della mafia. La mafia siamo noi, il nostro modo sbagliato di comportarci e di vivere. Allora ecco, di nuovo, attraverso una forza simbolica, immaginativa, il teatro ci deve porre delle questioni a tutti, non, facendoci attraversare i coni d'ombra, inquietandoci fino in fondo. È da là che nasce il cambiamento, superando le cosiddette zone grigie, mi permetto di dire. Francesca, giovanissima, in Libera, in associazione col gruppo Abele, enorme, che è un progetto bellissimo che aiuta proprio a ritrovare e a riappropriarsi se stessi. Sì, io sono un'allieva di questa bellissima realtà nata ormai 5 anni fa, e quello che mi piace di Orme, se posso parlare di questo, quello che mi piace di Orme è proprio la nostra linea poetica, cioè il fatto che insegniamo teatro e le discipline artistiche in un modo che è prima di tutto bello, che è una cosa che non ci siamo inventati noi, ovviamente facendo Libera abbiamo incontrato diverse storie che ce l'hanno testimoniato, per esempio Peppino Impastato, che diceva che dobbiamo riappropriarci della bellezza del nostro corpo, ma anche del posto in cui viviamo, dobbiamo veicolare un messaggio bello. Paolo Borsellino diceva: dobbiamo sentire il fresco profumo di bellezza che combatte e ti fa sentire il puzzo del compromesso. E appunto quello che facciamo noi è trasmettere qualcosa, ma cercando di farlo nel modo più efficace e più bello possibile. Quindi un teatro che è davvero insegnato come si deve, come ci piace, qualcosa che è anche bello da vedere. E si riscopre anche la bellezza dei rapporti, la bellezza dei rapporti che si creano tra gli attori, che si creano tra gli attori e il pubblico, rapporti, legami di vita,
quindi si cresce anche, io sono entrata in Orme molto giovane e ho fatto un percorso di crescita in Orme e in Libera, quindi aiuta anche a cambiare l'attore non solo in scena, ma soprattutto prima di entrare in scena, durante il laboratorio e prima, diciamo, dello spettacolo. Quanto può essere importante per chi fa delle scelte, io dico semplici, per altri sono difficili, come ad esempio sposare quelli che sono gli ideali di Libera, portarli avanti, cercare di combattere l'illegalità, per chi lo fa, insomma, è sicuramente importante poter fare degli esercizi che sono volti a entrare in sinergia con giovani che noi andiamo a incontrare. È importantissimo fare queste cose e soprattutto io credo che sia a volte molto, molto spontaneo, nel senso che si incontrano delle realtà, delle storie che ti obbligano a non stare con le mani in mano, cioè ti obbligano a fare qualcosa perché sentiresti che non fare niente sarebbe più difficile dell'impegnarti e soprattutto sarebbe un sopravvivere e non un continuare a vivere. Come dicevo prima, impegnarsi serve a qualcuno, ma serve anche a se stessi, e impegnandosi e facendo determinate cose che sono anche difficili da fare. Il teatro non è così facile da affrontare, non è così facile da accettare, perché ti fa scoprire un sacco di cose belle di te stessa, ma anche un sacco di cose che non ti aspettavi, un sacco di lati. Però magari ti aiuta anche a superarli. Esatto, quindi non è facile, ma farlo poi ti aiuta ad uscirne in un modo più consapevole. Allora, io ringrazio tantissimo sia Francesca che Pietra per questo momento che mi hanno dedicato in questo corso di formazione di tutti, perché poi è uno scambio che avviene sempre, con una promessa: ci dobbiamo vedere a Napoli. Volentieri. Vi ringrazio per questo unisono, vi ho fatto lezione. Intanto ringraziamo te invece, perché è sempre un piacere grande incontrare persone che hanno il tuo entusiasmo, le tue qualità umane. Grazie. È un percorso che io spero di approfondire e di conoscere, il tuo. Assolutamente. È quello, proprio uno scambio, ecco. È quello che vogliamo. Noi ci siamo conosciuti appena. Ci inviteremo anche noi. Adorme. Ben volentieri. Ci tengo a dire, proprio in virtù di meglio far comprendere a tante persone giovani che ci seguiranno, noi siamo una web, siamo seguiti per lo più dai giovani. Noi con Pietra ci siamo conosciute ieri, intorno alle 20:30 più o meno, eravamo a cena e lei è venuta con questa giacca rossa, sì, con questo capello, questo sorriso, questo sguardo aperto, alla fronte aperta. Io l'ho notata, io non faccio il suo lavoro, però ho notato una serie di cose che mi hanno colpito sinergicamente e positivamente. Lei mi segue, ho detto, no, mi sono alzata, ho detto, ma siediti qui, abbiamo, sì, iniziato a parlare così. Come se ci conoscessimo da sempre, e questo è importante, e questo deve essere quello che dovrebbero fare tutti, mai fermarsi a un'apparenza, ma capire. Lo hanno fatto prima di noi i greci, col teatro, con la polis, e ancora prima. Quindi, ragazzi, giovani, di Libera e non... In cammino. Seguiteci. In cammino, occhi aperti e in cammino. Grazie ancora a Francesca e a Pietra. Grazie e soprattutto a Orme. Grazie. Grazie a voi.